Game over al centro Pavesi, 3-2 finito il match tra Club Italia e Volo Alto Caserta. Siamo qui con Angela Gabbiadini. Come stai? È un po' cioccata, ho preso un po' di botte, un po' piena di limiti, studiazione, vabbè, tutto a posto. Senti, per come si è messo il match, un punto strappato che vi porta adesso ad essere a 8 punti insieme a Dolbia e Pilotrano. E un match che con questi, in cui avete dimostrato comunque che non siete proprio da ultimo posto in classifica. Esatto, che non ci meritiamo proprio quel posto, è un punto sicuramente importantissimo per noi, quindi prendiamo tutto ciò di positivo. E ci abbiamo creduto fino alla fine, quindi peccato perché i due punti si potevano portare a casa, però penso che siamo sulla strada giusta, assolutamente. Senti, c'è stato il cambio in panca e i risultati comunque sia cominciano a quanto pare vedersi e di buon auspicio per quanto riguarda il resto della stagione con il girone di ritorno in cui dovete veramente fare cose in grande per tirarvi su di casa. Sì, è arrivato Emiliano, abbiamo fatto giusto 2 allenamenti e mezzo, diciamo, ma ci ha dato sin da subito la carica giusta, ha riposto fiducia in noi e quindi questo per noi è importantissimo e sta cercando di mettere ordine, insomma, nella squadra, nel gioco, un po' in tutto e sicuramente già stasera qualcosa si è visto, qualcosa di buono si è visto, quindi è soltanto che positivo, insomma. Noi vi salutiamo, qui a Milano, Angela Gabbiadini e Cose Brone, alla prossima. Ciao. Game over al centro Pavesi di Milano, match terminato 3-2 per Club Italia contro Volo Alto Caserta. Siamo qui con Emiliano Giandomenico, nuovo coach questa settimana. Un giorno e mezzo. Non giorno e mezzo. Avevo letto 14-1, quindi mi sa che un po'. 14-1, almeno sui dati del sito della Lega Voglia. 14 oggi, sì, due giorni e mezzo. Allora, finita 3-2, un punto comunque pesante in trasferta, che vi porta adesso con Olbia e Trano, avete allenato queste due squadre in attesa delle loro partite domani. Cosa ti è piaciuto di più della tua squadra in questa partita? Ma della mia squadra mi è piaciuto sicuramente la capacità di venire fuori dalle situazioni dove stanno messi veramente male. Anche nel punto 7 eravamo indietro di parecchi punti e siamo riusciti a venire fuori e a giocarcela fino alla fine, insomma. Poi purtroppo non ce l'abbiamo fatta e per una squadra che fa fatica, che sarà attenta con continuità su un campo così difficile contro una squadra così forte, insomma, giocartela fino all'ultimo punto della partita del punto 7 sicuramente è un aspetto molto positivo e incoraggiante. Hai trovato questa squadra da pochissimi giorni e ne parlavamo prima con Angela, è stata una scossa il tuo arrivo in questo momento, hai cercato di raddrizzarle un po', in cosa bisogna lavorare in questo momento, soprattutto adesso arriva il girone di ritorno, siamo già al giro di boa e bisogna raccogliere più punti possibili per risalire la quinta. Ma bisogna lavorare un po' su tutto, le potenzialità ci sono, ci sono giocatori di grande valore, ci sono giocatori buoni per la categoria, ci sono giovani inesperti che però sicuramente hanno qualcosa da dare. Quindi bisogna lavorare sicuramente molto tecnicamente, bisogna lavorare tatticamente sull'equilibrio di squadra, creare un modello di gioco ben preciso dove ci siano delle competenze chiare, dove siano rispettati certi principi, certe regole. Sicuramente per ottenere questo ci vuole tempo, noi però il tempo non ce l'abbiamo, perché il campionato non si ferma, si gioca tutte le settimane e quindi dobbiamo cercare di offrire prestazioni come quella di oggi, andandoci a giocare la partita su tutti i campi e a maggior ragione sul nostro campo. Quindi ci serve un qualcosa di più del normale, bisogna dare un qualcosa di più sia dal punto di vista mentale che fisico. E qualcosa di più va dato anche la spinta dei vostri tifosi, che erano pochi ma che si facevano tanto sentire. Straordinari, insomma, hanno fatto tanti e tanti chilometri, veramente eroici e sono stati fantastici. È peccato che non gli abbiamo regalato una vittoria, però credo che come inizio non si possano lamentare. Qui è tutto, Emiliano Giandomenico, il Cose Brone, alla prossima. Ciao! Ciao! Game over al centro Pavesi, Club Italia, Volo Alto Caserta 3-2. Siamo qui con Ilaria Spirito, ciao Ilaria. Ciao a tutti. Allora, com'è andata questo match? Diciamo che è stato un match molto duro contro l'ultima in classifica, che però non ha dimostrato di essere proprio da bassa classifica, vi ha dato veramente tanto filo da torcere. Sì, sono venuta qui con tanta grinta, noi siamo partite molto bene il primo set e sicuramente pensavamo che sarebbe stata così tutta la partita, in realtà poi il secondo set si sono dimostrate
una buona squadra e noi abbiamo calato un po' la tensione e abbiamo perso il secondo e il terzo. Poi siamo riprese e abbiamo cominciato a giocare al nostro gioco e siamo guadagnate il quarto e molto meritatamente anche il quinto. Quinto è stato ben giocato da voi, comunque sia un divario importante, e adesso siamo al giro di boa e subito arriva Bolzano. Sì, adesso abbiamo finito il girone d'andata con 18 punti, che se lo dicevano a settembre non ci avremmo creduto. Sono tantissimi per noi, siamo contente e io aggiungerei anche che ne abbiamo lasciati qualcuno in giro. Io spero il giorno di ritorno di affrontare quelle partite che non abbiamo affrontato bene all'andata con il piglio giusto e di dar più adattaggio a tutti. Senti, in un'intervista che ti avevo fatto qualche settimana fa dicevi che era importante per te essere qua a Capitalia per farti veramente le ossa. Questo percorso come sta procedendo? Sì, no, io confermo quello che ho detto, sono contenta perché tutte le settimane riesco a scendere in campo e a confrontarmi con il campionato di Serie A2. Sono contenta perché la squadra è unita, molto unita, tutte, panchina e quelle che sono le titolari, e tutte danno il massimo, sia in allenamento che in partita, quindi sono contentissima. Qui è tutto, Ilaria Spirito, Mirko Zebrone. Ciao a tutti. Ciao. Al centro Pavesi, Club Italia batte Volalto Caserta 3-2, siamo qui con Marco Mancarelli, il coach del Club Italia. Ciao Marco. Ciao a tutti. Una partita che sulla carta poteva sembrare facile e nel primo set lo era anche sembrato, e lì è venuta la distanza. Forse si è trattato anche in inganno quel primo set, onestamente dico, perché le ragazze di Caserta hanno cambiato qualcosa. Noi le avevamo incontrate nel precampionato, nell'immediato precampionato, e ci erano sembrate un pochettino arrendevoli nel confronto agonistico, cosa che non è consona al livello di esperienza che mettono in gioco sia nella categoria sia nella carriera che alcuni di loro hanno nel curriculum. E onestamente mi aspettavo che ci fosse qualcosina di più, nonostante i risultati e mettono a fondo classifica, però oggi hanno giocato sicuramente meglio, e chiaramente la combina di qualche nostra superficialità, forse anche più di qualche superficialità, e la loro buona prestazione ha determinato questo. Può aver pesato anche il turno infrasettimanale contro a Trento, contro il Trentino? Sì, io non sono abituato a offrire troppi alibi o troppi attenuanti, però onestamente non tanto il turno intrasettimanale quanto l'insieme di impegni che abbiamo avuto in questo periodo, perché noi veniamo da una preparazione decisamente tosta per le qualificazioni giovanili internazionali, e questo chiaramente un po' si è fatto sentire sia nella partita di Trento che nella partita di oggi. E poi chiaramente noi 3-2 non ce li facciamo mai mancare, e quindi chiaramente mettiamo altro benzina sul fuoco. Senti, giro di boa alla prossima giornata. Si va a Bolzano, si ricomincia con le prime della classe, squadra tosta che rispetto a quando l'abbiamo incontrata qui si è rinforzata anche con la Bacchi, e chiaramente si va a Bolzano e si va a cercare di giocare, a prima di tutto a cogliere l'occasione di crescere ancora un po' in una pallavolo che ci sta chiaramente ripagando in maniera eccezionale in termini proprio di crescita individuale delle ragazze, sia come giocatrici sia dal punto di vista tecnico. E si va lì a raccogliere, perché tanto queste partite per me sono preziose. Senti, Ilaria Spirito, vedete anche l'intervista, diceva 18 punti, non si poteva immaginarlo, non avrebbe potuto crederci a inizio campionato. Invece te? Avresti pensato allora di arrivare a 18, e ora come ora, adesso che ci siamo, quanto ti aspetti per il girone di ritorno? Allora, io magari quello che pensavo è che la squadra potesse iniziare a vincere un po' più tardi. Noi abbiamo cominciato a vincere una terza di campionato e poi dopo chiaramente ci siamo accorti che poi di fatto abbiamo perso contro squadre di altissima classifica. Poi tutte le altre squadre abbiamo trovato la misura per giocarci alla pari o addirittura superarle. Io pensavo che nell'arco della stagione i Club Italia di solito crescono tantissimo, e quindi pensavo che si potessero fare dei risultati importanti nell'arco della stagione. L'unica cosa che forse avevo qualche dubbio se sull'iniziare così presto a essere così competitivo. Qui è tutto, da Milano, Marco Mancarelli, Mirko Zebrone, e alla prossima. Ciao!